Il Castelfidardo ferma la corsa del Rieti, che si deve accontentare del pari, e interrompe la sua serie arrivata a 7 successi di fila. Un buon punto per gli uomini di Lauro, che nel finale hanno avuto anche la palla per vincerla. Terreno di gioco ai limiti della praticabilità, vista la pioggia caduta sia prima che durante il match. I padroni di casa partono forte e nei primi minuti mettono in apprensione la difesa dei laziali, che allontanano la minaccia con qualche difficoltà. Al quinto, lancio di Esposito verso i Fioretti, ma Puca è bravo a coprire il pallone e a disinnescare la minaccia. Al decimo, conclusione di Sant'Angelo, che sfila sul fondo. Al quarto d'ora si rivedono i Reatini con Fioretti che, però, non inquadra la porta. Al 27esimo ci prova Braconi di testa, ma difetta nella mira. Due minuti dopo, la conclusione di Mataloni viene bloccata a terra da Scaramuzzino. Alla mezz'ora, corner di Marchi col pallone che scivola sui guanti di David e finisce in corner. Prima dell'intervallo, bel tiro dalla lunga distanza di Galvagno con David che respinge mostrando reattività. Ad inizio ripresa, passa a Rieti. Sono trascorsi appena due minuti che Fioretti lavora un bel pallone sulla destra e lo crossa in mezzo all'area dove Vari, in tuffo, indovina all'angolo lontano con David che non può arrivarci. Il Castello accusa il colpo con il Rieti che ha buon gioco, complice anche il campo diventato pesantissimo e in certe zone davvero ingiocabile. Si arriva al 28esimo quando un cross di Didio trova la testa di Jambé che gira, ma il pallone è debole e Scaramuzzino fa suo senza affanno. Lauro fa entrare tutti i suoi uomini d'attacco, Monachesi, Cardinali e l'ultimo arrivato per Pepai, per il forcing alla ricerca del pari. Al 34esimo Monachesi scodella un pallone in mezzo dove Giampaolo, nel cuore dell'area piccola, non riesce a girare verso la porta. Al 41esimo arriva il meritato pari, Monachesi corre lungo l'out sinistro e serve palo sul secondo palo dove Giambè stoppa e infila Scaramuzzino sul primo palo. Il Rieti ha le corde dal punto di vista fisico e i padroni di casa vanno vicini al clamoroso sorpasso quando al 44esimo Giambè serve sull'auto mancino Monachesi che converge verso il centro e prova il tiro a giro ma non inquadra lo specchio. Alla fine ne esce un pareggio giusto dove il Castelfidardo ha messo il cuore oltre l'ostacolo e il Corrieti che ferma sì la sua serie di vittorie ma allunga quella positiva giunta a 8 gare. Sì, una partita complicata, soprattutto sia per l'avversario, che è un avversario molto forte, sia per il campo, che oggi era veramente ai limiti della praticabilità. E quindi, diciamo, ha approcciato molto bene, eravamo stati più pronti noi, diciamo, come impatto alla partita e potevamo anche far gol. Dopo la partita è stata una partita brutta, nel senso con tante pallonate. E nella ripresa noi abbiamo sbagliato, non dico l'approccio, però siamo stati un pochino molli e sul gol abbiamo pagato subito perché comunque questa è una squadra che ti punisce, una squadra che ha giocatori importanti anche davanti e quando sbagli paghi. Dopo siamo stati bravi, i ragazzi sono stati veramente bravi a metterci tutto, i cambi come al solito anche oggi hanno cambiato la partita, hanno invertito la tendenza, diciamo, quindi abbiamo trovato un bel pareggio e alla fine potevamo anche vincerla. È stata una bella gara tosta, maschia, bruttina secondo me, però è chiaro che su questo campo è complicato giocare. Abbiamo affrontato un avversario molto molto ostico e il campo infatti ha dimostrato questo. È chiaro, stavamo anche lì con l'acqua in bocca per fare comunque questa ottava vittoria, non ci siamo riusciti, abbiamo anche rischiato di perderla nel finale, per cui prendiamo il punto molto, molto allegramente, lo prendiamo con serenità. Importante rimanere umili, concentrati e giocare da provinciali. E a parte qualche minuto iniziale che abbiamo sofferto un po' il campo, una volta compresa tutta l'inerzia della gara, siamo stati bravi a gestire. Giusto così il pareggio, complimenti ai miei ragazzi, complimenti agli avversari, si va avanti con serenità, con equilibrio, ma con la consapevolezza che noi dobbiamo dare sempre il 100%.